Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata in diretta degli studi di Labor Evolution con le Basket News. Oggi abbiamo un gran parterre di ospiti che vado subito a presentarvi. Ovviamente dalla Pallacanestro Cantù, Filippo Baldirossi e Riccardo Maraschini. Benvenuti e grazie per essere con noi questa sera. Grazie, buonasera. Buonasera. Come sempre, invece, nella nostra tribuna stampa abbiamo Edoardo Ceriani, capo dei servizi sportivi della provincia. Benvenuto, grazie per essere qua. Grazie a voi, buonasera. E il nostro Pietro Terranio, telecronista LNP e ovviamente il nostro opinionista. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Con me a condurre, come sempre, Maurizio Losa. Eccoci qui, ciao Lisa, abbiamo anche la scenografia natalizia con le palle di Natale e quindi prima di tutto lasciatemi salutare questi due loschi personaggi. Eh? Filippo e Riccardo, il capitano, e io lo chiamo l'ultimo arrivato, anche perché in ordine di tempo in effetti è l'ultimo arrivato, ma non è certamente l'ultimo arrivato del basket italiano. Filippo e Riccardo, oltre che eh, compagni di squadra, sono anche due amici di vecchia data e per questa puntata, che è quella che chiude il ciclo eh, del 2023, eh, ci sembrava la cosa più bella averli con noi per farsi raccontare quello che è il loro percorso. Eh, però eh, la scaletta ieri ha dovuto subire una immediata eh, eh, rivalutazione a fronte di una partita vinta, ma vinta con grande sofferenza, e quindi non si può non, parlarne di, non parlare di, di questa partita. E allora io inizio subito, caro capitano, perché tu eri al rientro. Hai giocato probabilmente molto di più di quanto dovevi e di quanto forse ti aspettavi, anche tu. E mancavi da un mesetto circa. Eravamo attorno al 3, 3, novembre. 3 novembre, quindi più di, di un mese. Partita da montagne russe, quella di ieri, sotto, poi ripresa, poi avanti, poi in controllo. Poi un finale rocambolesco e in supplementare. Cos'è successo? Sicuramente ieri è stata diciamo, una giornata di festa per loro perché inizialmente c'era questa, questa coreografia per, per Bianchini e quindi c'era una bellissima atmosfera e un palazzo caldo. Eh, siamo partiti non con l'approccio sicuramente giusto, siamo riusciti a dare un paio di spallate importanti alla partita e la cosa più folle che abbiamo fatto in quella partita di ieri è stato l'ultimo minuto della... Tempi regolamentari che adesso non mi ricordo precisamente, ma con un vantaggio di 9-10 punti. 10 punti: punti. Esatto. 85-75, un minuto dalla fine, parziale di 14-4-89 pari. Siamo andati a, a rischiare perché, comunque, sia a giocarci in supplementare, non in casa, con una squadra che ti fa un recupero così nell'ultimo minuto di partita. A Confidence l'inerzia si era girata. Non, non era stato facile, diciamo che dopo le brutte cose che abbiamo fatti siamo stati di nuovo bravi a riconcentrarci e a dare un altro colpo importante per portarla a casa. E ora allora passo dall'altra parte Ricky 26 punti 10 rimbalzi permettimi di dire la tua miglior prestazione da quando hai cominciato a vestire questa casacca eppure ieri tanta 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 fatica a portare a casa il risultato perché? Eh... Dobbiamo un po' togliere queste pause che abbiamo durante la partita. c'era già capitato anche in altre partite. Eh, una partita persa vigevano è stata una partita difficile. Siamo tornati siamo partiti male siamo tornati lì punto a punto. Poi abbiamo, alla fine abbiamo perso una partita e, ma anche in casa abbiamo forse un po' troppi di alti, alti e bassi poi comunque una squadra di talento. Le partite le vinciamo in attacco però diciamo che dobbiamo crescere tanto, c'è tanto da lavorare, e abbiamo tempo per farlo, ma dobbiamo cominciare a limare un po' queste, queste distrazioni. Ecco. Tutto questo in una giornata dove ci sono stati questi risultati. Lisa esatto, partiamo dal Girone Verde dove vediamo che Trapani continua a vincere e a convincere in trasferta su Cremona vince anche Rietra in trasferta su Latina così come vince l'Urania e le due continuano quindi di pari passo al quarto posto in classifica vince Cantù 101-93 ma abbiamo tantissimo tempo proprio per analizzare il match, vince anche Benagregento 86-66 su Monferrato e li staccano quindi in classifica andando a più due sopra di loro si sfidavano poi Torino e Treviglio e vincono gli ospiti che rimangono da soli al terzo posto. Per Treviglio la quarta sconfitta consecutiva. Andando a guardare la classifica troviamo al primo posto la squadra che al momento dal punto di vista proprio dei punti è la migliore del campionato, quindi Trapani a 28 con solamente una sconfitta subita in questa stagione. Troviamo poi Cantù a 24 per poi trovare Torino, Milano, Rieti Treviglio, Cremona, Agrigento e il terzetto finale formato da Roma, Monferrato e Vigevano per poi chiudere la classifica con Latina a 4 punti. Se poi invece passiamo ai risultati del girone rosso, troviamo Piacenza che rispetta il pronostico su Cividale, così come Verona su Rimini. Udine vince una grande partita con il pesante risultato di 43 a 79 contro l'Umana che continua a faticare in questo campionato dove non riesce a trovare assolutamente ritmo. Forlì invece fatica con Orzinuovi e vince solamente di un punto, 71 a 79. 72, vince invece tranquillamente Trieste 80-66 su 100, mentre anche la Fortitudo è messa in difficoltà da Nardò e vince di 2, 71 a 69. Nella classifica del Girone Rosso troviamo al primo posto appagliate la Fortitudo e Forlì a 24 punti, seguite subito dopo la Trieste e Utine a 22. Scendiamo poi con Verona, Piacenza, Nardò e 100 per poi trovare Cividale e Rimini a 8 punti, Orzinovi a 6 e chiudere la classifica con l'Umana a 4. Edoardo, abbiamo detto una partita da montagne russe. Il dato positivo è quello di aver vinto la partita, di aver avuto la squadra per la prima volta al completo e di fatto di non è, dire non è successo nulla, non sono rimaste invariate le, le, le posizioni. Non è così. Ma bisognava vincere, si è vinto, nessuno avrebbe mai immaginato sarebbe andata così. Fondamentalmente, perché comunque il divario tecnico tra le due squadre è innegabile, non è un divario da tempi supplementari. Cantù, eh, nelle cose buone che ha fatto, è riuscito a sfruttare il potenziale offensivo che è comunque clamoroso, perché nelle volte invece che è riuscito a difendere con una certa costanza, poi ha fatto vedere che sulla difesa si possono costruire gli attacchi migliori. Moraschini ci ha fatto vedere come è qui per forza soltanto di passaggio, io penso che questi sei mesi possano essere comunque uno strazio per lui, ma che prenda la parola strazio nel, nel, nel migliore dei modi, perché non può che essere di sopra, ma di sopra anche a un livello che probabilmente in questo momento va anche al di là di ogni aspettativa futura e positiva di quella che potrà darle, dargli il, le lacune di ieri fondamentalmente, ieri, fondamentalmente, sono lacune difensive, aiuti che sono arrivati tardi oppure mal congegnati. Che quando tu dimentica di non saper difendere con l'intensità di cui mh, 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 si è riusciti a vedere le, le potenzialità in questo campionato, poi se la gioca con chiunque. Ed è questo forse l'unico limite in questo momento, perché chi è davanti a Cantù è esattamente all'opposto. Si mangia tutti gli avversari, poi sputa fuori le ossicine per essere sicuri di averlo sbranato. Cantù, invece, in certe per dire, partite, soprattutto in trasferta, ha questo tipo di lacune a cui di cui richiamava prima Ricchi, e mi sembra che siano manifeste e latenti. Pietro, eh, questi due personaggi, ieri è decisamente sugli, sugli scudi, molti invece i non pervenuti, solo per pietà. Preferisco sì. non fare nomi, infatti, non mi piace nemmeno no, no. la croce addosso con il nostro costume, poi sarebbe Assolutamente. le partite che vedo che voi per primi mi insegnate le partite, si vincono e si perdono quindi puntare a. Io il dito. mi rifaccio a quello che diceva prima Riccardo. Eh, è proprio una questione di, di abitudini, di mentalità di di approccio anche se vogliamo da, della partita poi alcuni giocatori stanno in questo momento specifico del campionato stanno rendendo meno di quello che hanno reso prima o che potrebbero sicuramente rendere molto di più sono degli alti e bassi ma loro hanno giocato ad alto livello lo sanno molto meglio di me ci sono dei momenti in cui non giochi bene hai hai qualche difficoltà a, a proprio a gestire la, la partita io sono molto fiducioso anche perché sono forti, cioè, quindi non ha, per la 2 sicuramente sono dei grandissimi giocatori. Pippo, sì. il tuo rientro ieri è andato benissimo, diciamo anche, forse addirittura oltre le aspettative, da come ti ho visto in, in campo, ma come abbiamo detto, ci sono state diverse cose che non hanno funzionato. Vogliamo tentare di entrare, tu hai già parlato, no? cioè l'approccio iniziale, eh, a me è sembrato che... Abbiate giocato troppo spesso? E questo, questo era già una cosa che avevamo già visto qualche partita fa. A un po' troppo al gatto col topo. Apro una piccola parentesi: non per uh, difendere chi non è qua o che cosa, penso che possa essere un pizzico fisiologico quello che la squadra sta attraversando. Perché prima che arrivasse Ricky, sono stato fuori un mese e mezzo io, Ceso due mesi che ai box e eh, dovuto attivare molto la eh, camera eh, gente come Stefan, Anthony, eh, Lollo eh, se quando andava bene la partita giocava in 35 minuti quindi sai, fare eh, due mesi e mezzo così con due o tre volte anche l'infrasettimanale eh, siamo atleti, siamo, dobbiamo essere pronti quello che vuoi però ti dico anche che la gente è stata un po' spremuta lo stesso Cristian comunque sia che è stato eh, diciamo, costruita la squadra con del, del minutaggio con dei, con dei criteri dove le rotazioni sono una cosa molto importante per via di quello che è successo, quindi le sfortune eh, fisiche, eh, l'importanza di un giocatore come Ricky, che, al di là della qualità che ci dà, eh, ci dà tanto anche minutaggio. Quindi, eh, abbassando il minutaggio di, di tanti possiamo alzare la qualità. Questo certo. è il trucco della nostra squadra. e Tornando a quello che mi hai chiesto a te, Mauri, eh, obiettivamente. Sono quello che ha detto Ricky, nel senso che c'è da costruire eh, una mentalità più forte, mh, soprattutto nel quotidiano, per poi riportarla la domenica in partita eh, perché troppe volte mh, mh, forse ci piacciamo un po' troppo, eh, partendo quasi un po' troppo soft e non ammastando mai le partite. Perché anche in casa ci sono state eh, partite dove dal più 16, più 18, in, in due minuti torna più 6. E cavolo non è mai chiusa e quindi dopo di fare un altro sforzo, un altro... soltanto che quando la gente poi entra in ritmo non è mai facile quindi penso che sia un fatto mentale e fisico perché è una squadra che ha bisogno di allenarsi e adesso abbiamo dovuto eh, gestire quello, non gestire quello, ha giocato tanto quindi in settimana ci alleniamo un po' meno quindi diciamo che anche appunto a livello di allenamento questa squadra non ha mai potuto allenarsi al completo, no, c'è è stato cose... tutto un, un discorso anche lì di rotazioni, eh, cara grazia che c'erano i ragazzi del PC esatto. che hanno consentito di allenare, di, di dare continuità all'allenamento, però cioè, tutte queste cose hanno creato situazioni di disturbo. Sicuramente non come, eh, prendiamo per esempio adesso Trapani che ha detto non c'è stata un'uglia scalfita, allenarsi quando hai una squadra con 10 giocatori 10 dal martedì al venerdì 4 allenamenti di alta qualità con un roster come hanno loro e oggi possiamo dire che abbiamo anche noi è diverso che avere 3 under 18 che ti danno una mano ben venga come hai detto te che ci danno una mano sì, perché io. sono super in gamba però non riescono a darci quello che ci può dare diciamo il competitor e, 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 il, e quello che il club ha costruito di questa squadra qua Ricchi, dopo la tua tripla, a un minuto dalla. Da, eravamo circa un minuto alla fine 85-75, l'ho detto prima, avete subito un parziale di 14 a 4. Ma cos'è scattato? Cioè, mentalmente eravate già negli spogliatoi? No, penso, penso che sia sempre questo discorso mentale di pause. Che abbiamo. Comunque a un minuto dalla fine più 10, tu pensi che la partita possa essere finita? Ma eh, in campo comunque. Eh, la partita finisce la sirena. sirena quando esatto quando suona la Sirena. Eh, questo si collega poi a insomma, quello che ho detto prima, quello che, che ha detto Edoardo, quello che ha detto Filippo. Adesso è eh. comunque eh, una squadra che sicuramente è costruita, ma è in costruzione. Perché per la prima volta siamo al completo. Io sono arrivato da un mese. E, eh, è una squadra che sicuramente nel quotidiano deve trovare la giusta mentalità, e la, il giusto approccio alle partite, ma soprattutto eh, non avere questi cali nei 40 minuti perché magari contro certe squadre te lo puoi permettere quando arriveranno partite, come può essere quella di sabato, eh, senza andare troppo lontani, ma quando poi ci saranno i playoff che devi giocare ogni due giorni e ogni partita è molto importante. Questi cali durante la partita li puoi andare a pagare. Allora, noi abbiamo eh, chiesto a Devi Scagnardi un commento, un'analisi sulla partita eh, di ieri, che abbiamo chiesto oggi, quindi a bocce ferme come si suol dire. Ecco cosa ci ha risposto. Buonasera, Maurizio. Buonasera ai tuoi ospiti in studio e un saluto a tutti i telespettatori collegati. Considero la vittoria di ieri una vittoria importante per il proseguo del nostro campionato, una di quelle vittorie che eh, contribuiscono a costruire il, il DNA di una squadra che vuole arrivare in fondo e provare a lottare per la vittoria finale. Perché dico questo? Dico questo proprio perché arriva dopo una partita difficile, eh, costellata di errori da parte nostra, in una giornata particolare eh, con questa... Eh, celebrazione eh, dedicata a Valerio Bianchini che ha consentito una, chiamiamola così, ripartenza della, della pallacanestro romana e ha contribuito a costruire una bellissima atmosfera che ha poi anche spinto e dato fiducia alla squadra di casa, eh, fiducia alla quale abbiamo contribuito anche noi con un inizio eh, difficile concedendo seconde e terze chance ai nostri avversari e hanno permesso poi loro di entrare nella partita. E siamo comunque rimasti attaccati finendo il primo quarto in parità, scappando via nel secondo quarto fino a un più 10-40-30, se la memoria non mi inganna. E poi lì ci siamo, ci siamo fermati. Abbiamo avuto diciamo così, il primo blackout della partita, concedendo 15 punti negli ultimi 4-5 minuti del secondo quarto. Secondo quarto che abbiamo finito in vantaggio, ma con la sensazione di non essere riusciti a concretizzare tutto il lavoro messo in campo il terzo quarto l'abbiamo porciato bene a livello energetico, eh, a livello eh, anche offensivo siamo riusciti a distenderci dopo buone difese, senza mai però riuscire a scappare via nel punteggio. Nel quarto quarto eh, con un po' di continuità siamo arrivati fino a più 10, eh, palla in mano, uh, lì è stato, diciamo così, l'errore più grave, voglio pensare inconsciamente ma nessuno può permettersi in uno sport come il nostro di eh, ritenersi, diciamo così, al sicuro e pensare di aver vinto una partita prima di sentire il suono della sirena. Abbiamo commesso in serie degli errori banali, anche gravi, che hanno permesso ai nostri avversari di rintuzzare nel punteggio fino ad arrivare all'ultimo tiro eh, del pareggio dove non siamo riusciti a spendere un fallo. Che avevamo deciso di spendere su più tre, purtroppo a volte la stanchezza. Incide sulla lucidità dei giocatori è un errore che non possiamo permetterci di commettere più, e, però devo dire che eh, io ritrovarsi in panchina prima di quel supplementare, dopo aver sbagliato il tiro della vittoria con, uh, con Anthony Ikei su rimessa laterale, eh, sentire l'inerzia emotiva completamente ad appannaggio dei nostri avversari e aggredire a questo supplementare in questo modo ecco è quello che di buono ci vogliamo portare via da questa partita e non è solo il risultato che è pure è la cosa più importante eh, ma è anche il fatto proprio di aver reagito e essere riusciti a trovare compattezza e unità in un momento veramente veramente delicato non solo per il risultato della partita di ieri ma anche per il proseguo del nostro campionato Edoardo, sabato arriva Trapani, squadra che ha perso solamente una partita finora in questo campionato contro Cantù all'andata, ma poi ha sempre vinto anche largamente. Una squadra di squali, un po' come dice il loro nome. Trapani ha perso uh, la partita contro l'unica squadra che è riuscita a mettere in difficoltà, parliamoci chiaro, perché poi dopo quella bellissima vittoria fuori casa di Cantù. Trapani è riuscita a fare trita tutto, forse per 10 giornate di fila, con se non sbaglio un parziale medio di 18 punti di vantaggio a partita. Medio! Quindi vuol dire che già l altro, l altro domenica, sabato è stata sotto i 18 punti, quindi sono tre partite che le ha vinte di gran lunga. Il fatto che abbia perso veramente l'unica partita contro l'unica squadra che l'abbia messo in difficoltà, da un punto di vista di preparazione, è un buon segno. Nel Senso che Cantù ha la possibilità di, di ribissare quello che è riuscito a fare in trasferta. Io eh, di, di questa Cantù vorrei ricordare assolutamente appunto la trasferta di Tarapani, clamorosa, e eh, l'aggressione, tra virgolette, fisica, emotiva e quant'altro, di Treviglio. Uguale un'altra trasferta dove Cantù ha dimostrato di essere la vera Cantù. Quindi se Cantù fosse quella non avrebbe paura di nessuno, nel vero senso delle parole, se è quella delle due. E quindi Cantù a questo punto dovrebbe avere, eh, dal mio punto di vista, paura soltanto di se stessa. E quindi paura delle pause, paura di tutti. Io lancio un alert contro tendenza. Attenzione ai nove, nel senso i nove sono i giocatori che torneranno da presumo sabato, se Lolo Bucarelli gliela facesse, con un po' più di costanza rispetto ai nove che erano tornati ieri. Fino a questo momento è vero il discorso che ha fatto il capitano, c'è gente che è arrivata col collo attaccato, che ha tirato su perché ha giocato, però è anche gente che è arrivata abituata a giocare questo tipo di minutaggio. Io che sono un beppe violista convinto, sono da sempre iscritto all'ufficio Facce. A me piace molto di più vedere le facce, quindi il body language, che magari non i risultati effettivamente. Non vorrei, e abbiamo fatto un'annata intera l'anno scorso, Pippo lo sa, non vorrei che l'ufficio Facce tornasse ad essere quello dei tempi cupi. Perché è vero che Moraschini ruba... 3 minuti a 1, 3 minuti a 1 che fa 38, 3 minuti a 1 che magari ha fatto 36, 4 minuti a 1 che magari faceva 13 e adesso ne fa 9. Bisogna capire il tipo di reazione, quindi per me anche il work in progress che diceva Riccardo sarà anche su queste rotazioni ampie, perché sulle rotazioni molto corte chiunque c'è stato e chi ha vinto l'ha vinto anche personalmente. Certo. Le a questo punto di vista vedere che può succedere. potrebbe esserci un'iniziale crisi di rigetto. Mi piace questa analisi poi in, in sintesi, anzi brevemente poi la affrontiamo. Pietro, eh, i precedenti con Trapani in sintesi e i punti di forza? I precedenti con Trapani sono tutti positivi. E, li vediamo, 12, 12 partite, 11 vittorie e una sconfitta sola. Eh, Trapani è una squadra che può mettere davvero in difficoltà Cantù. Un, piccola nota statistica se vogliamo, il 23 dicembre, quindi quando giocheremo sabato, eh, nel 95 Cantù vinse a Trapani, quindi potrebbe anche essere una, come dire, un buon auspicio se vogliamo, no? al di là delle rotazioni dell'ufficio faccia che ti diceva, diceva Edoardo. E Trapani che ha incontrato parecchie volte. Cantù, eh, scusami, il 23 dicembre Cantù ha giocato parecchie partite e in casa le ha sempre vinte, tranne quattro volte, ma il resto le ha, le ha sempre vinte in casa. Quindi doppio buon auspicio. Poi... Insomma, un po' di cabala buona ce l'abbiamo, capitano. E poi oltretutto credo che l'esperienza della gara d'andata qualcosa vi ha lasciato, quel quarto quarto che spaccò la partita. Eh, sì, quarto quarto è stata un po' la ciliegina di, di 26 minuti di, di Cantù che gli ha messo il corpo addosso. E come diceva adesso Ceriani, secondo me il, il punto è che è una squadra abituata a giocare molto bene perché nessuno ha la stazza e la fisicità per provare a contrastarli. La verità è che non ce l'abbiamo, l'abbiamo già dimostrato nella partita della data. Il punto sarà quello lì: se noi abbiamo eh, la voglia di sporcarci le mani e di non farli giocare eh, facile come loro sanno giocare, perché è tutta gente che sono di alto livello di Lega 2 e che ha fatto minuti seri in Serie A è un problema per tutti come sta dimostrando se ci mettiamo il corpo addosso se eh, iniziamo a sporcare tutte le, le cose che per loro sono facili al momento che hanno fatto due o tre spallate all'andata, quando c'è stato un altro momento da provare a reagire, si sono sciolti quindi eh, è un altro bel banco di prova sia per noi che per loro perché loro è sicuro che eh, se la ricordano come è andata l'andata noi da come siamo arrivati nel Abbiamo soltanto in testa un, un risultato sabato, quindi siamo carichi, ma come abbiamo detto adesso qua studio, la, la verità è che dobbiamo pensare più a noi che a loro. Ricky, sfida che non è decisiva, ma sicuramente importantissima. Dalla vostra il fattore campo ma da solo non basta. Bisogna superare l'ufficio facce, come dice Edoardo, perché indiscutibilmente è cambiato qualcosa nel momento in cui si è tornati finalmente, al di là dell'inserimento dell di Moraschini, i recuperi di Filippo, il recupero di Cesare è cambiato. Cioè, il coach ha a disposizione un roster che consente delle rotazioni. Quindi, dicevamo cosa bisogna fare per superare eh, questo momento e tornare a giocare da Cantù? La Cantù che abbiamo visto, che tu hai visto a Treviglio, perché a Trapani non c'eri. Ma eh, cioè, a parte il blackout che abbiamo avuto. Serio avvigevano, penso che almeno le partite che abbiamo giocato comunque sono sempre state vittorie. Quindi, questo diciamo problema lo affronteremo quando magari ci saranno varie sconfitte. Se ci saranno, è chiaro che il roster al completo col mio inserimento. Comunque magari le gerarchie un po' sono cambiate. Ho eh, tre anni e avevamo un roster di 17 giocatori e come ha detto prima Edoardo se la squadra vince ne beneficiano tutti i giocatori. al di là che uno possa giocare un minuto che ne giochi 10 o che ne giochi 30 se l'obiettivo quest'anno di cantù è quello di salire tutti ne traggono vantaggio da questo io sono venuto qui perché Voglio provare a portare Cantù in Serie A al di là dei minuti, al di là dei punti, al di là di quello che faccio in campo. Eh, se merito di stare in campo, come penso ognuno di noi, ogni compagno che è in questa squadra, se merita di stare in campo e giocare e fare bene. È giusto che stia in campo, se merita qualcun altro, è giusto che stia in campo qualcun altro. L'obiettivo comune deve essere quello di vincere e portare il canto in serie A telegraficamente Pietro. Assolutamente d'accordo con Riccardo, perché secondo me la, le rotazioni, quindi i minutaggi che hanno i giocatori contano, sì, ma fino a un certo punto. Beh. Penso che l'importante è la squadra nel, nel proprio complesso, quindi do pienamente ragione a quello che diceva Riccardo. E allora andiamo a sentire cosa dice coach Cagnardi sulla gara con Trapani. Beh, adesso ci aspetta questa. Gara con Trapani che tutto l'ambiente eh, sta attendendo, che, che tutta Italia si aspetta. Loro sono in questo momento la squadra più forte, i primi in classifica meritatamente, stanno dominando questo campionato. Sono a 10 vittorie di fila con uno scarto minimo di 22-24 punti. Hanno perso in campionato solo contro di noi, soprattutto contro un quarto-quarto offensivo nostro di altissimo livello e perso una partita a settembre in Supercoppa in un campo molto complicato come quello di Agrigento. Quindi siamo eh, curiosi di metterci alla prova contro una squadra così performante eh, che, che sta cavalcando questo campionato senza guardarsi indietro. Eh, siamo convinti e sicuri che il Paladeggio sarà gremito e eh, il nostro pubblico saprà spingerci eh, per giocare una partita di alto livello, perché solo una partita di alto livello può permetterci chiaramente di competere contro una squadra eh, che in questo momento sta giocando una pallacanestro totale e molto performante. Noi ora ci fermiamo per meno di un minuto, quindi rimanete sintonizzati, perché nella seconda parte parleremo solamente dei nostri due ospiti, quindi di Filippo e di Riccardo, e di sicuro ne sentiremo delle belle. Eccoci qui: allora, Filippo e Riccardo, uno di Vignola, Modena, l'altro di cento Ferrara a 40 km di distanza circa tra Vignola e Cento, entrambi nati nel 91, Filippo il 26 ottobre e Riccardo 8 gennaio. Da quanti anni vi frequentate lui? Troppo. Dalla seconda media, quando io sono arrivato al giovanile della Virtus, perché lui era già lì. Lui era già lì più di 20 anni. Sì. E... Ma ci raccontate un po' questa storia di, di come è nata questo rapporto? Perché è un rapporto che durava da vent'anni e, e insomma è tanta roba, è logoro. Adesso però la verità è che io... allora io ho iniziato a giocare a basket nella, nel mio paesotto Mauri e... ed ero uno tra i più brevetti. Sono arrivato alla Virtus e la verità è che ero brutto da troppo perché nel mezzo ero, eh, mi voleva far giocare da lungo quando avanzò la i ragazzi di 2-3 anni più di me giocavano quasi play guardia no? e c'è ah, una squadra lui un altro ragazzo che adesso ha praticamente smesso di giocare Tomasino, che ha aiutato Maggiore e lui ci faceva aiutare un tempo a 12 sì. 13 anni e non so se gli ho fatto un po' pena o che cosa e ha preso un po' sotto la sua ala siamo... siamo diventati molto amici e che dopo che eh, lui è stato il primo del settore giovanile a essere eh... Subito affiliato alla prima squadra. All'età di 15-16 anni io l'ho raggiunto con un paio d'anni dopo, e da lì la nostra amicizia eh, si è legata. Tanta. Perché mi ha iniziato a chiamare tutte le estate in Sardegna a casa sua. E ci arriviamo eh, Ecco, perché è, è lì che cominciamo diciamo, poi a divertirci. Perché l'alto sportivo è eh, un bello E dopo puoi lascio la parola a lui. No, beh. Vabbè... Noi, abbiamo, abbiamo, la prima volta, abbiamo giocato contro un amichevole, eravamo piccolissimi, e noi eravamo piccoli proprio di statura, quindi avevamo bisogno di un, di un lungo. E il patatone qui giocava da playmaker, però era già bello alto. L'anno dopo abbiamo iniziato a giocare assieme. E poi i rapporti crescono in campo, crescono al di fuori del campo. Eh, gli voglio bene come se fosse un fratello perché abbiamo condiviso veramente tante belle cose in campo, divertimento, tantissime cose fuori dal campo. Ecco, eh, ora ci siamo. Anche in una... della, della a abbiamo detto, ma no, questo per quanto riguarda l'aspetto campo iniziale. Mm. Eh, però poi eh, si, re, si dice, si racconta, si narra e non credo siano leggende, vacanze, viaggi, anche un po' di casini combinati in giro. No, alcuni, alcuni veri, alcuni falsi. Dobbiamo anche dirlo perché ce, ce ne sono anche no, no, vabbè, no. Dei, bravi no, dei bravi ragazzi, no? E, sì. e... infinite sfide alla PlayStation si narra anche notturne, cioè poco, mm -hmm. però da atleti. No, vabbè, dai, Rava, notturne, non tanto in realtà. molto pomeridiane, quelle sì. Poi abbiamo già giocato assieme a Trento. E quindi ci siamo ritrovati dopo tanti anni in Serie A, cresciuti assieme nelle giovanili. Poi abbiamo preso chiaramente strade diverse, eh, ognuno con la propria carriera. Ci si siamo ritrovati a Trento e abbiamo Il partito un bel anno. Me, cioè, anche io a marzo, e l'altro ad aprile. Sì. si siete messi con... d'accordo. Perfetti, eh, abbiamo seguito. Pippo, due, due località: Sardegna e Australia. Cosa mi dici? se avessi veramente un budget importante non tornerai qui in Australia perché è stato un viaggio a casa dello zio di Ricky a Melbourne che siamo stati là 21-22 21, 23, 21 22 giorni e anche per quello che ci potevamo permettere l'abbiamo al giusto gli zio sono stati super cordiali ci hanno super ospitato anche offerto robe e, e ce la siamo goduta però un, un continente che sta spingendo forte adesso una qualità della vita altissima e molto natura come piace a me perché comunque sia non è eh, come le grandi città eh, troppo incasinate la verità è che l'australia sa tutte le coste che stanno costruendo ma l'entroterra è tutta eh, selvaggia no e quindi mi è piaciuta molto come è una città quasi europea in Australia tra paradossalmente molto multietnica eh. eh. allora Scusa, abbiamo una sorpresa perché c'è una persona che vi conosce molto bene che ha accettato di raccontarci qualcosa di voi. Quindi andiamo insieme a scoprire di chi si tratta e cosa ci ha detto. Mi hanno chiesto di, di, di raccontare qualche, qualche aneddoto, qualche sciocchezza, qualche, qualche cosa da ridere su voi due. E ci vorrebbe un, una giornata intera per raccontare tutte le... le chiamiamole le sciocchezze perché... Siamo, siamo in tv, non si può dire diversamente. Vabbè, rovistando un po' nei, nei, nei ricordi. Come eh, ricordo, una, una mattina giochiamo a Reggio Emilia, eh, giochiamo contro una squadra molto forte, gemelli, cervi, eccetera, eccetera. P alle 11 di mattina giochiamo. Eh, Moraschini, che non so per quale motivo l'avevo messo in quintetto, eh, dopo due minuti di gioco era bianco, era bianco come un cencio. Se non faccio in fretta a tirarlo fuori mi sviene in campo. Poi si riprende. Finita la partita, vado, vado dalla mamma e le dico: Ma senti cosa ho mangiato? Ma ricchi stamattina pensava avesse mangiato del cinghiale in umido perché si è bloccata la digestione. Dice: No, niente non ha mangiato. Dico: Come non ha mangiato niente? Dice: No, no. Ma lui non fa mai colazione. <ride> Quindi, da quel giorno lì l'ho preso e gli ho imposto di fare colazione come fanno tutti i cristiani eh, e non solo, e, che, e soprattutto quelli che vogliono provare di fare qualche cosa nello sport. Questo è Riccardo Moraschini. Passiamo a, F a Filippo Valdirossi. Eh, anche qui quello, solo quello che si può raccontare mi viene in mente. Tutte le volte che finivo l'allenamento uscivo dalla palestra c'era il papà Ruggero, persona di una saggezza stratosferica, a contrario del figlio ovviamente, che mi diceva, mi aspettava e mi diceva, te Giordano, navei di pora, te dai zo, che tradotto per tutti è non aver paura dagli giù, cioè mena per, senza, senza pietà. E queste sono eh, solamente due... Due dei tanti dei tanti eh, aneddoti, eh. però, a parte, a parte gli scherzi e le battute, eh, li saluto ovviamente con, con, grande, con grande piacere. Auguro a Filippo di, di riprendersi in fretta. E davvero seriamente devo ringraziarli, per eh, siamo stati assieme per cinque anni. E mi hanno fatto vincere due scudetti, uno, cadetti, uno mi viene da dire cadetti perché sono anziano. Hanno 17 e uno 19. E non posso fare altro che ringraziarli davvero. Un abbraccio a tutti. E alla prossima, ciao a tutti, ragazzi. Eh? Giordano è stato penso per noi più di un allenatore. Adesso lui ha raccontato due aneddoti, ma in 5, 6 anni. Sì, adesso gli racconta solo cose raccontabili. Ve ne sono una quantità infinita. Eh, lo, io lo sento tuttora, penso anche, anche Baldi lo sento tuttora. È stato veramente una figura importante dal mio punto di vista personale, perché mi ha fatto crescere come ragazzo, capire cosa vuol dire essere all'interno di una squadra. E ne abbiamo veramente passate tante quindi insomma è stata una figura molto importante per me maurizio la domanda è d'obbligo ma la fai adesso la colazione no no <ride> anche io la trasmissione eh, perché non c'è più alle 11 per quello ah, beh, sono... no, la sta guardando eh. su questo state tranquilli eh, eh, tipo, compagni anche in azzurro, sì. una medaglia d'argento agli europei 20 in Spagna nel 2011 con Pino San Capitano, vecchia conoscenza cantorina, che ricordi eh, hai di, di, di quel periodo anche in azzurro? Ma eh, ricordo bellissimo anche perché diciamo che c'erano delle squadre molto più attrezzate di noi che avevano già dei giocatori eh, diciamo nella... Nell'ambito addocchiato comunque da Eurolega e DI, eh, il top player che avevamo era Nicola Belli in squadra. E... In Spagna c'era un certo signor Miro Ticci, che che quell'anno stava esatto. per la Spagna esattamente. Che quella, quella stagione lì, se non voglio sbagliare, la fece 26-27 punti di media, Mauri. Per farti capire se dominava a livello giovanile. E però niente diciamo che contro tutti i pronostici che erano stati fatti hanno eh, fatto una bellissima escalation poi dopo per arrivare in semifinale contro la Francia che era un, un, alto, un altro step molto grosso da fare avevano fatto anche lì l'impresa e la cosa bella che mi ricordo era il gruppo il gruppo perché comunque si erano ancora dei bimbi 18-19 anni e, e come dicevamo prima anche il dodicesimo che giocava e non giocava era contento per dove eravamo arrivati. Voi eravate diventati famosi a Bologna per l'8 e il 9, che erano, sì, i vostri numeri, ma forse c'era anche qualcosa di più di quell'8 e il 9. Ma eh, secondo me è stato... si è creata questa cosa perché comunque dal campo si è creata un'amicizia molto, molto forte. Passavamo l'estate assieme, come hai ricordato prima, abbiamo fatto tantissimi viaggi assieme, anche adesso a Bilbao che hai nominato l'under 20. Due o tre cose le abbiamo fatte anche lì di squadra, assieme. E quindi secondo me poi si è creata eh, questo, questa, questa nomea di 8 e 9, ma soprattutto creata dal, dal rapporto che poi abbiamo, abbiamo avuto noi, abbiamo instaurato. Eh, cosa invidi a ah, Ricchi? Eh, il tonnellaggio pesante per il ruolo che ha. Perché anche quando abbiamo giocato contro che io ero la Virtus lui a Milano c'erano determinati schemi che arrivavano dove io magari ero contro di lui o lui contro di me. E io in partita, che non mi permetto mai di farlo, ci parlavano, soltanto che noi cioè, ci scappava da ridere, tant'è che a me Giorgi mi beccò. Adesso non so, lettore lui, ma sì, due allenatori che ci se sei concentrato meno. No? Detto questo, la, diciamo che la nostra sfida continua è io di provare a battere il post-basso, perché col sotto dell'azio mi riesco a muovere, e, e però me la provo a tirare fuori dei tre punti. Posso avere una possibilità di, di sgarfarla di tante. Quindi. Se posso dire il peso che c'è, Ricky, per i diversi ruoli che veramente può fare in campo, è un'arma importante. E vi faccio la stessa domanda. Beh, Io ho sempre apprezzato e riconosciuto in lui l'intelligenza che ha nel giocare è un lungo di 2-10, ma è, è stato sempre così, fin da piccolino. Aveva questa visione, poi palleggiava sotto le gambe, vedevi questo, questo altone di due metri e passa che portava su palla come, come se fosse un playmaker veramente. E ho sempre invidiato per, per la statura che ha questa semplicità nel, nel trattare la palla e nel leggere il gioco. Eh, Edo, vengo da te perché tu, che sei stato che sei, il vero anche cronista del mercato canturina perché tu sei sempre quello che sa le cose prima di tutti gli altri no. bravo, sei bravo su questo, come bravo Coppio. su tantissime tante altre cose, ma con l'estate era possibile rimettere insieme questa coppia? Io ho due retroscene da confermare, uno eh, risale probabilmente a dopo il mini ritiro in Valtellina con uh, un paio di giorni liberi e Filippo in missione dalle sue parti e lì si era appena chiuso il capitolo Carlitos Delfino che con la non qualificazione al pre-olimpico probabilmente aveva mollato il colpo e quindi anche Sandro, aveva, Sandro Santoro aveva mollato di inseguirlo. Non so se loro me lo confermeranno cosa io l ho, l ho forse fatto, ho forse fatto un accenno nel pezzo a trattativa conclusa che si sono visti in una piscina da qualche parte loro con le famiglie e lì è cominciato l'accerchiamento di Baldi Rossi, non solo per la società, questo è il primo retrocena. Il secondo, il secondo invece riguarda Ricchi ed è molto più recente rispetto alla sua firma, un pranzo in uno dei posti più belli del mondo, ovvero Villa d'Este. Eh, Roberto Lievi, Andrea Mauri Santoro, lui, la, la sua compagna probabilmente, che a quel punto avesse detto di no a, a Cantù, probabilmente l'avrebbero inseguito, gli avrebbero fatto pagare il conto, tanto era quel caro quel cazzo lì. Dopodiché loro sono liberi di confermare o meno le, le mie due indiscrezioni. E eh, Pippo, così fatto per convincerlo. Ah, la verità è che io ricchi a Cantù non lo volevo. <ride> La verità è che già quest'estate era allucinante il fatto che dopo che Venezia aveva detto a Ricky, che non rientrava più nei, nei suoi progetti lui fosse ancora a spasso, la cosa non ha senso A per, per i giocatori che ci sono in Italia adesso in questo ruolo qua e, e B perché secondo me tante squadre hanno bisogno eh, Detto questo a tempo perso una volta Sandra mi, mi iniziò a dire No ma sai Ricky, una chiacchierata che finì lì no? E confermo quello che ha detto Ceriani che è la piscina, la piscina di casa sua per ah, <ride> la piscina 8. che la verità è che io l'ho vista quest'anno per la prima volta. Perché l'anno scorso, col fatto che mi ha dato il bimbo, io stavo ristrutturando Casabluna. Ci siamo trasferiti in due a Trento. Non ci siamo visti per l'estate. Lui e quindi la piscina non, non so. Quest'anno ho voluto esordirla in missione da solo, senza famiglia, e per quattro ore me l'ho lasciato respirare. Dopodiché, sì. lui la, verità, la verità è che ti ha preso per stanchezza. <ride> no, no, eh, gli avevo già accennato l'inizio della chiamata di, di Sandro. E poi, quando ci siamo visti, chiaramente un po' di domande gliele ho fatte. E... Comunque, ero aperto eh, a... al fatto di... di poter scendere in A2, ma perché avevo comunque voglia di giocare voglia di esprimermi. Quindi, in, in quel pomeriggio lungo lì, eh, mi sono sicuramente informato. E... E Io vi andrei... Io Villa D'Este è successo è successo non lo so io lo so fare colazione e lui ha fatto no, per no. quel perché non avevi fatto no. Per... No. secondo me è la era colazione un pranzo prima è una cosa importante per Cantù peraltro per sabato sera per perfetto se ho dice i che è la, la vera. Beva... Eh, ricchi comunque <ride> c'è uno che ti stalkerizza quell'altro che ti guarda dove vai con cioè... no, ma... no. Io vi dico la verità. che la società ha fatto un bellissimo gesto per me e... Po poche volte ho ricevuto tanto veramente tanta attenzione, pe attenzione, attenzione, attenzione. Per, per poter credo vendere. che siano anche meritate io andrei avanti per ancora ma tanto ho già sforato quindi, quindi. Eh, andiamo avanti Lisa esatto io con tristezza mi devo avviare verso le fine di questa puntata ma anche io vorrei continuare a sentire altre storie ma prima di chiudere a andiamo a scoprire cosa ci hanno preparato questa settimana Fabrizio Frates e Mattia Costacurta nel loro alfabeto del basket e quindi quali termini ci fanno scoprire nel nostro percorso di alfabetizzazione. Cominciamo ad esplorare stasera il mondo dei blocchi complessi, che non sono nient'altro che dei blocchi semplici concatenati uno all'altro, per rendere più difficile la vita alla difesa. Quest'uomo dietro di me che sta volando a canestro è Carlo Calcati, grandissimo tiratore degli anni 70. Un giocatore che, se ci fossero stati i blocchi stagger ai suoi tempi, avrebbe sicuramente tratto grandissimo vantaggio. In realtà, ai suoi tempi si giocavano i doppi blocchi, cioè due giocatori affiancati l'uno all'altro per fare un doppio ingombro al difensore. Il blocco stagger invece è leggermente diverso, e cioè i due giocatori che vanno a bloccare, di solito i due lunghi, il 4 e il 5, in sequenza piazzano due blocchi semplici, in modo che il difensore debba schivarne uno e poi se ne trova un altro e deve fare un'altra fatica, un altro lavoro per cercare di passare, non perdere il contatto con l'attaccante e non separarsi. Giocatori come Carlo o come Antonello Riva per esempio avrebbero fatto veramente grandi cose con le situazioni come queste perché erano bravissimi a uscire dai blocchi, mettere a posto i piedi, ricevere e sparare. Pensate a Marco Balinelli. Ecco, Marco Balinelli è l'apoteosi dei blocchi stagger. E grazie al nostro Fabrizio Frates che ogni settimana ci regala questa perla che aiuta a capire il basket. Io prima di chiudere vorrei tornare ancora alla giornata di ieri a Roma perché lo ha ricordato anche Filippo in apertura di trasmissione. Ieri è stata una giornata particolare perché era stata chiamata addirittura il Bianchini Day, un omaggio a ah, Valerio e Bianchini, l'ottantenne ex tecnico che con Cantù ha vinto Scudetto e Coppa Campioni. Momenti di grande commozione con Roberto Lievi e per Luigi Marzorati, che hanno consegnato una targa a ricordo, e una bellissima parentesi con gli Eagles, presenti anche ieri a Roma, che hanno consegnato a Bianchini una foto della vittoria della Coppa Campioni di Colonia, con loro grazie. Applausi e cori per il tecnico che ha segnato pagine importanti della storia del basket Cantorino e non solo. Lisa, siamo giunti al termine anche della puntata di oggi. Io ringrazio prima di tutti i nostri ospiti, quindi Filippo Baldierossi e Riccardo moraschini Grazie mille per essere stati con noi per averci raccontato un po' la vostra storia. Ovviamente ringrazio la nostra tribuna stampa, quindi Edoardo Ceriani e Pietro Terraneo e ovviamente il mio conduttore Maurizio Dosa. Ringrazio ovviamente tutta la redazione di Le News, Federico Giudici a controllare le telecamere e ovviamente la nostra signora che gestisce tutta la regia Stefania Marino. Io vi invito sempre a continuare a seguirci sulle nostre pagine social di Instagram e Facebook, sul nostro canale Youtube e di Whatsapp perché vi terremo sempre informati su tutti gli avvenimenti e su tutto il cammino di Acqua San Bernardo di Cantù. E noi da questo studio torneremo a vederci il prossimo 8 gennaio, stessa ora, per una nuova puntata di Le Basket News. Gli auguri di buon Natale e di buone feste a tutti voi che ci seguite con attenzione e con, con passione. E da me, dalla redazione di Le News, da Labor Evolution con Matteo Colombo e Stefania Marino, il mio grazie personale appunto, per la vostra attenzione. Il vostro affetto e un grazie a tutta questa splendida squadra, ai miei opinionisti, Edoardo Ceriani, Pietro terraneo e questi straordinari atleti, amici, permettetemelo, oh, che sono Filippo Baldi Rossi e Riccardo Moraschini che ci hanno regalato davvero una bellissima pagina, non da libro cuori, ma una bellissima pagina di sport, di amicizia e soprattutto di grande classe. Grazie ancora e buona serata.